Per me es una bendición, una oportunidad única, que la oportunidad de poder laborar en un país extranjero al mío, pero es una oportunidad única, fantástica. Dopo la felice esperienza dell'anno scorso, anche quest'anno la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e la Cooperativa Sociale Meditraining ripropongono attività di tirocinio formativo ed educativo riservate ai migranti, offrendo loro una concreta opportunità di integrazione, di crescita professionale e soprattutto una speranza per il proprio futuro e quello delle proprie famiglie. Procuratore, in un momento particolarmente delicato, comunque la Procura della Repubblica dimostra attenzione per coloro che hanno bisogno di speranze e opportunità. Devo dire che siamo molto contenti di questo progetto che sta andando è andato ormai in porto. L'avevamo iniziato già l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo ripreso. Alcuni migranti regolari sul territorio dello Stato e che sono stati formati ci danno una mano. Ci danno una mano nell'ambito di un progetto più generale di integrazione. Dietro questo progetto c'è un messaggio che state lanciando alla comunità. Il messaggio è quello dell'integrazione. Quando le persone sono sul nostro territorio e ci stanno regolarmente, dobbiamo far sì che ci siano nel modo migliore e secondo me il lavoro è la forma migliore di integrazione. In verità è da sempre che stiamo cercando di avere un'apertura maggiore, che non sia soltanto l'aspetto repressivo o di contenimento dei reati. Si cerca di dare un contributo più ampio, soprattutto nel recupero, nella ripresa di alcuni valori. E in questa circostanza l'aver aperto le porte a dei ragazzi migranti che sono venuti qui con delle speranze. Da dove vieni? Nigeria. Come ti trovi qui? Ti hanno accolto bene? Sì. Mi piace qui per lavorare. Mi piace molto. Cosa ti occupavi nel tuo paese? Bueno, yo soy laureato en informática, laboré 8 años en el sector educativo. ¿Hay una familia? Sí, hay una familia, mi moglie, 2 figli. Me manca mucho la familia, pero acá en Italia he conocido tanta gente que me hacen sentir como en casa.